San Francesco a un certo punto crea invidia in uno dei suoi
questo non riesce più a sopportare Francesco. Perché? Perché dice: tu sei un finto modesto, sei un po' ipocrita. Questa è la critica che fa a San Francesco. Come tu dici che non sei santo, che sei un peccatore, ma perché dici questo? Guarda quanti frati, quanta gente ti viene dietro. Tutti dicono che sei santo. Sì, umile, di sì, sono santo. Perché devi essere così ipocrita, così? San Francesco, guardando questo fratello, con pazienza gli dice: caro, io sono sicuro che tu hai molte più qualità di me, sei molto più in gamba di me. C'è sì una differenza. Io nella mia povertà ho saputo far mie le parole che poi San Giovanni Paolo II ci ha regalato quando iniziò il suo ministero pontificio. Cioè, ho accettato quell'invito in cui mi veniva detto: apri, anzi spalanca la porta a Cristo, apri, lascialo entrare, lascialo lavorare. Ora questa santità, quest'opera di Dio potente, ha un terreno su cui opera, e il terreno su cui opera è la nostra povera persona, è la nostra povera persona. Ed ecco che allora si concilia quel beati coloro che sono nel pianto, coloro che sono poveri, coloro che hanno fame e sete, perché siamo noi nella nostra vita di tutti i giorni, che è una vita che deve essere vissuta, ripeto, piena di prove e di sfide. Nella nostra vita incontreremo il pianto, incontreremo le fatiche, incontreremo gli ostacoli, ma il Signore ci chiede la grinta e la forza di affrontare questa vita e di farlo insieme a Lui, con la sua opera che ci attraversa. E se ci lasceremo attraversare dalla sua opera, allora coloro che sono nel pianto saranno consolati, coloro che si sentono poveri di spirito vedranno in essi apparire venire incontro il regno dei cieli. Quelli che hanno fame e sete saranno saziati, ma perché è l'opera di Dio che entra e lavora. E torno a dire una cosa che dicevo all'inizio della messa: come mai, se il Signore ci vuole felici, ci vuole persone contente che sappiano dire che bella che è la vita, che avventura stupenda che sto vivendo, e molte volte in noi questo spirito non c'è? Perché? Perché troppe volte noi oramai andiamo a braccetto col peccato, scendiamo a patti col peccato, e il peccato sapete che cosa fa? Toglie energia, toglie motivazione, toglie forza, toglie tutto. E allora poi è dura la vita, allora puoi dire che bella la vita, è un'avventura stupenda. Certo che non lo dici più. Quante volte hai preso a braccetto il peccato? Ma se dico questa bugia a mio marito, mia moglie, mica sarà grave, no? Una piccola bugia, lasciamola passare. Se io faccio questo piccolo, questa piccola evasione fiscale, sarà male, no? Cioè, con tutto quello che fanno. Ma sì, possiamo far entrare tutto. Però poi dopo a un certo punto diremo: ma come fa il Signore a dire che la vita è bellissima, che è un'avventura stupenda? Non lo dirai più, non lo dirai più. Oramai il peccato ti ha tolto le energie, ti ha tolto le motivazioni, ti ha asciugato dentro. Noi sappiamo bene, se ci guardiamo in sincerità, che molto spesso non siamo quell'uomo che dovremmo essere, quella donna che dovremmo essere, quel padre, quel prete, quell'amico che ci piacerebbe tanto essere. Perché? Perché il Signore ci ha creati insufficienti per farci bisognosi di Lui. Ed è a Dio ad entrare in questa nostra insufficienza, per completarci. Ecco allora qual è la strada della santità: riconoscerci insufficienti, capire che abbiamo bisogno di qualcuno che ci completi. Questa completezza l'abbiamo in Dio, lasciamoci attraversare dalla potenza di Dio, per poi riscoprire la bellezza e la stupenda avventura che è la vita. Perché è davvero bella, se è vissuta in Dio. Diverremo cose speciali, non tanto per i nostri meriti. Quando qualcuno ci verrà a dire: ma cavolo, che persona, guarda, devi guardare qualcun altro, non sono io.
sia lodato.